Signore e signori, bentornati su Mario e Luigi, fraternauti alla carica! Nello scorso episodio, come potete vedere, abbiamo raggiunto il Mar Cobaleno e dobbiamo esplorare tutta quest'area alla ricerca di isole da desolare. Dobbiamo anche capire dove si trova il faro che ci permetterà poi di raggiungere la terza area di gioco. Intanto abbiamo già raggiunto un'isola che si trova qui vicino, eccola lì. Vediamo un po', dovrebbe essere l'isola del faro. Sì, è l'isola del faro, del Mar Cobaleno. Però come mai ha una parete così alta attorno? Per tutte le onde, quella è l'isola del faro. Beh, sembra diventata una fortezza, tipo. Ma perché è circondata da mura? Non ne ho la più pallida idea, sai. Nell'altra isola del faro c'erano dei sotterranei loschi. E ora questo muro, chissà cosa tramano Ink. Anche avvicinandoci la vedo impossibile superare quelle mura. E io che speravo di evitarci complicazioni a questo giro. Perché non proviamo a scavalcare le mura? O Ink, oppure le facciamo esplodere? La seconda opzione mi sembra molto interessante. Siamo in alto mare, che fare? In tutti i sensi siamo in alto mare. Ha fatto la battuta il nostro Poletto. Il Mar Cobaleno ospita parecchie isole vaganti. Forse su una di quelle isole c'è qualcuno che potrebbe aiutarci con il problema delle mura. Per ora l'unico piano sensato è continuare a cercare isole vaganti ed isolarle man mano. Sì, direi che è un'ottima soluzione. Magari potremmo incontrare un inventore o un ingegnere. Allora è deciso. Esploriamo le correnti e teniamo d'occhio le isole vaganti. Perfetto. Allora, guardiamo un attimo la cartina. E direi che possiamo raggiungere immediatamente questa corrente. C'è anche uno scoglio da, come dire, segnare sulla mappa. Ragazzi, abbiamo raggiunto un'isola che si trova proprio qui vicino. Andiamo a vedere com'è fatta. Eccola là in fondo. Si chiama Isola Desola. Vai, raggiungiamola con il telescopio. Spariamoci. E si va! Eccoci, stiamo arrivando a destinazione. Luigi, mi raccomando, ha già migliorato l'atterraggio. Adesso capisco perché si chiama Desola. Perché è leggermente desolata. Un po' abbandonata. No! Guardate, uno di quegli uccellacci. Ah! Oh, Ink! Qui le cose si mettono male. Aiuto! Ma stanno rapendo tutti gli abitanti? Aiuto, si è preso mia sorella! Mi sa di sì. Caspita, qui la situazione è movimentata. Vai, andiamo immediatamente. Andiamo verso sinistra. Infatti ci sono due blocchi. Sciroppo e fungo vanno benissimo. Poi diamo un'occhiata qui a destra. Ci sono dei luminelli. Prendili Luigi, prendili, prendili, prendili. Vabbè, ci penso io, non ti preoccupare. Parliamo con questa tizia. Alcuni bambini del luogo hanno messo su una banda chiamata Netti. Sono un po' caotici e anche maldestri. Non si cambiano mai d'abito. Insomma, i Netti di nome e di fatto. Poverini, poverini. Qui sotto c'è qualcosa o... No, non c'è nulla. Quindi possiamo procedere dritti. Fermi dove siete! Questo è il nostro territorio! Cioè? Eccoli. Qui non c'è posto per dei tipi loschi come voi. Siamo i guardiani dell'isola Desola. Fatevi sotto se ne avete il coraggio. Mi sa che avete dimenticato qualcuno o qualcosa. Eh? Dov'è Harry? In effetti. Ah, eccolo, sta arrivando. Oh, eccolo che arriva. Ehi, ti sei perso all'inizio. Cos'è che ha dietro la schiena? Scusate, fatevi sotto! Ma quella è la mia frase effetto! Noi siamo i Netti! Aspetta, quella parte viene dopo. Prima dovevamo metterci in posa. I Netti! No, dai, uff, oggi va tutto storto, ricominciamo. Nelly! Tony! Teppi! E Harry! E se riordiniamo le nostre iniziali siamo i... Netti! Mi ricordano tanto il Team Rocket. C'è Luigi che sta dormendo, rendiamoci conto.
No, comunque sta parte potevano anche accorciarla leggermente. Non mi piace questa parte, la prossima volta fatela senza di me. Guarda che ti abbiamo anche accontentato perché non volevi essere l'ultimo. Ma il vero ordine sarebbe questo: N di Nelly, E di Harry, T di Tony e T di Teppi. E poi la Y. E allora cambio nome. Ne scelgo uno che inizi per N, visto che sono io il capo. Non se ne parla nemmeno. Magari possiamo cambiare nome alla nostra banda. Stai scherzando? Siamo i Netti e lo saremo per sempre. Intanto è arrivato Presus. Andiamo in. Ciao ragazzi, non abbiamo tempo da perdere. Guardate quel maiale che è spuntato dal berretto di uno dei tizi con i baffi. Ma allora, siete dei maghi per caso? Povero Presus. Lo scambiano e lo scambieranno sempre per un maiale. Che succede? Ah, altre persone rapite. Aiuto! Li stanno portando a nord dell'isola. Dai, ragazzini, non abbiamo tempo da perdere. Gli uccellacci sono tornati e stanno volando verso il fior faro, ve l'avevo detto io. Teppi, Tony, Harry, dobbiamo seguirli. Forse avete bisogno del nostro aiuto. Negli ultimi tempi, quegli uccellacci non fanno che rapire la gente dell'isola. Ora sappiamo con certezza che la loro tana è nel fior faro, è lì che portano le prede. Andiamo a salvare quelle povere persone. Va bene, però. Anche voi state andando lì? Cosa? Volete collegare quest'isola con le altre? Che ne dite di farci strada fino al fiorfaro? Dai, vi diamo anche qualcosina in cambio. Vabbè, hanno accettato gratis. Prima però dovete superare il nostro esame. Dimostrateci che siete degni di arrivare là. A parte che senza il nostro aiuto la vedrai comunque difficile. In cosa consiste? Nulla di che, dovete solo trovarci. Oh mamma. Ehi, un momento! Giochiamo a nascondino? Andrò nel mio solito posto allora. Tu che fai? Rimani qua? No, se ne va molto lentamente. Che facciamo, Ink? Andiamo a cercarli? Sì, dai. Non mi dire! Che succede? Oh, dei forestieri. Significa forse che abbiamo dei clienti? Era da un bel po' che non avevamo visite. È arrivato il momento di riaprire tutti i negozi. Oink. Negozi, eh? Nessuno ci vieta di fare acquisti mentre cerchiamo quei ragazzini. Va bene, dai, andiamo. Allora, uno l'ho visto andare di qua. Intanto mi prendo questi luminelli. Adesso dobbiamo cercarli per tutta l'isola. È incredibile. Vai, Luigi, prendilo, prendilo, prendilo. Presi. Intanto. Tira via roba da qua. Siamo a 1200 monete. Allora, mi trovo in questo punto qua della mappa. Vedo che c'è un'entrata. Infiliamoci qui dentro e vediamo che cosa ci attende. Ci sono delle scale verdi. Andiamo qui a sinistra. E c'è uno dei ragazzini, vedete? Qui c'è uno dei ragazzini. Quindi dobbiamo raggiungerlo in qualche modo. Direi di prendere le scale visto che non ci sono altri passaggi per raggiungerlo. Siamo al primo piano e direi di infilarci qui. Così, prima andiamo subito a prendere questo blocco che contiene dello sciroppo, fantastico. Conviene sempre recuperare tutto quanto. Al massimo se non lo usiamo, lo vendiamo e recuperiamo monete per comprare roba interessante. Ok, qui dentro. Qui possiamo procedere. Dobbiamo risalire le scale e procedere lungo questo corridoio. Andiamo a sinistra. Vedo un po' di buchi, eh. Allora, io direi di fare una bella cosa. Prendiamo le scale che ci sono qui e andiamo sotto. Perfetto. Poi dobbiamo buttarci non dentro a questo buco qua, ma dentro a quest'altro buco qua, per poter risalire le scale dietro di noi. Ecco fatto. Benissimo. No, forse. Ah no, siamo tornati al punto di partenza. Ok, allora dobbiamo tornare da questa parte.
Quindi era giusto il primo buco. Era giusto questo qua. Infatti. Siamo finiti troppo a destra. E adesso prendendo queste scale qua e buttandoci dentro a questo buco, dovremmo riuscire a raggiungerlo. Infatti, avevo trovato il nascondiglio perfetto. Peccato che sono caduto in un buco. Dove mi trovo? Non mi sono perso. Ci mancherebbe. Mi sto solo nascondendo bene. Ciao. Aia. Poveracci. Ti abbiamo beccato. Oh, mi avete trovato. Comunque, non mi ero mica perso. No, no. L'uscita. Andate dritti da quella parte, poi girate a sinistra e ancora a sinistra. E infine, un'altra volta a sinistra. Ecco, era proprio così. Dritto. Sinistra. Sinistra. E ancora a sinistra. E sono di nuovo qui. Bentornato a casa. A casa? Sì, certo, Ink. Ora però, Ink, manca ancora qualcuno. Dici tutto quello che sai. Non saprei. Forse Teppy è dentro una casa a ovest di qui. Henry dovrebbe essere in una casa a sud-ovest. Di solito ci nascondiamo da quelle parti. E ora, se volete raggiungere il fior faro, sbrigatevi a trovare anche gli altri. Ok. Beh, devo dire però missioncina abbastanza inutile, eh. Perché effettivamente con queste cose qua allungano il brodo e basta. Ok, evitando quell'uccellaccio abbiamo raggiunto questa zona. Ci troviamo praticamente, adesso vi faccio vedere dove di preciso. Qui, a ovest. Ci sono dei luminelli. Luigi, prendili per favore. Prendili prima che se ne vadano. Io intanto recupero un martello KO che possiamo dare a lui effettivamente. Perché ha ancora il vecchio martello picnic. Aumenta del 20% l'attacco ogni volta che sconfigge un nemico. Wow. Wow, wow, wow. E qui ci sono delle monetazze da 5. Fantastico. Allora, qui non c'è niente, quindi possiamo tornare indietro. E dobbiamo sconfiggere l'uccellaccio. Vediamo un po', va. Spero che sia da solo. No. Sono in 3. Ci sono anche le talpe. Accidenti. Ha attaccato Luigi. Allora, attacchiamo il Rapax. Benissimo, 69 gli abbiamo fatto di danno. E credo che gli possiamo dare il colpo di grazia con Luigi. Ho sbagliato a premere pulsante, maledizione. No, è stato più veloce. Allora, devo capire un attimo come attacca. Preso. Dove va? No, Luigi! Luigi, Luigi, Luigi! Aia. Ha danneggiato entrambi. Arrivo da te. A posto. E l'uccellaccio ci saluta. Poi usiamo il martello nuovo. B e A. Ole! 40. Tocca a lui. Sono veloci, eh. Sono molto veloci. No, ho anticipato troppo. Accidenti. No, 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 no. Con le scarpe assolutamente no. Boom, 38. Tocca a te, Luigi. B. A. E si va. 37, non male. Come attacca? Colpito. Qui conviene utilizzare entrambi i personaggi. Dove va va. E chi lo colpisce lo colpisce. Boom. Prendiamoci altre monetazze. E proviamo anche a salire di livello. Ok, abbiamo ripulito questa zona. Andiamo da questa parte senza farci vedere, perché non li voglio affrontare tutti. Dove siamo finiti? Ma no, lui si è incastrato lì. Oh no, sono bloccato. Hai bisogno di una mano? Oh, mi avete trovato. Spingetemi dall'altro lato. Ah, dobbiamo pure aiutarlo. Passate di là. Da dove? Ah, di qua.
No, che giro ci fai fare, scusami? Va bene, va bene. Veniamo a darti una mano, va? Mamma mia. Allora, entriamo qui dentro. Saliamo su. Ci sono dei luminelli là in fondo. Sì, sono dei luminelli. Ok, Luigi, prendili. Sono spariti direttamente. Qui credo che ci serva l'UFO. Quindi, UFO. Posto. E mi sa che ci serve un altro UFO. Preso uno e preso l'altro. A posto. No, pensavo ci fossero altri luminelli anche lì. Dove siamo finiti? Sul tetto? Sì, sul tetto. Altro UFO anche qua. Vai, 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 vai. Scendiamo. E dobbiamo entrare dentro questo edificio. Guarda quante belle monetine. Da 10 al volo, al volo. Quelle da 10 le prendo molto volentieri. Eccolo. Ci sono anche delle casse da spaccare. Ci siamo, Ink. Ora come facciamo a disincastrarlo? Beh, direi con un bel... una bella martellata, magari. Luigi ha un'intuizione. Vediamo un po'. Eccola! L'intuizione di Luigi. Che fai, Luigi? Oh, beh, oh mio Dio, che intuizione! Spingerlo! Te l'ho detto che col martello facevamo prima. Te l'ho detto! Ok, abbiamo sbloccato il passaggio, va? Sta attento, Luigi, però. E tutti vissero felici e contenti. Mi avete liberato. Grazie di cuore. Teppi? Teppi è a nord. Almeno credo. Forza! Cerchiamo chi manca e poi andiamo al fiorfaro. Benissimo. Avrei preferito comunque affrontare dei nemici piuttosto che magari cercare loro, perché... come attività, non lo so, non mi convince appieno. Allora, detto che è a nord, ci troviamo in questo punto qua della mappa. Abbiamo trovato anche il Rafa Nonno che si trova vicino alla porta. Entriamo qui dentro. È tutto buio. Vediamo un po'. Oh, illuminiamo la zona, per favore. Almeno capisco dove stiamo andando. Però secondo me... sapete cosa? Non rimarrà illuminata a lungo. Infatti ho visto che si è attivato un altro pulsante da premere nuovamente. Adesso ci troviamo sopra... oh, è là, caramella! Ci troviamo sopra un tetto. Possiamo buttarci qui dentro? No. Torniamo dentro. Sarà tutto buio probabilmente, sì. Beh, ma noi illuminiamo la zona in questo modo. Vieni, Luigi, vieni, vieni, vieni. Bello grosso sto magazzino, comunque. Allora, lì c'è qualcosa da prendere. Potremmo utilizzare l'UFO, eh. Staccati. Super nocciolina, benissimo. Poi scendiamo e dobbiamo premere un pulsante per capire dove stiamo andando. A posto. Ecco fatto. Di qui non c'è assolutissimamente nulla. Però, però, possiamo utilizzare di nuovo l'UFO. Questo UFO ci sta veramente salvando... in tantissimi casi, perché ci permette di esplorare zone altrimenti inesplorabili. Allora, premi. Dobbiamo utilizzare nuovamente l'UFO. Anche qui. Ho fatto bene ad andare dall'altra parte, vedete? Ciao!
Questo edificio buio è perfetto per nascondersi. Solo che non riesco a vedere dove nascondermi. Salve! Wow, che spavento! Uffa, mi avete trovato! Non mi avete neanche dato il tempo di nascondermi per bene. Un attimo, possiamo andare fuori a parlare. Seguitemi. Vai. Eccoci qui. Ah, li abbiamo trovati tutti. Ah, eccovi. Ciao Nelly. Siete meglio di quanto credessi. Avete trovato tutti i netti. E va bene, vi lasciamo andare al fiorfaro. Magari ve la caverete. Ora apriremo il cancello. Siete pronti? Assolutissimamente sì. C'è un trucchetto per aprire il cancello. Guardate. Usare la chiave magari? Pronti? Via! Wow! L'hanno aperto utilizzando la chiave. Fantastico. Era questo il trucchetto. Bisogna essere in quattro per aprirlo. Aha! Vai, vai, Netti. Eccoli che vanno. Intanto qui attiviamo questo tubo. Così se dobbiamo tornare in quest'area non dobbiamo fare i salti mortali. L'abbiamo più o meno esplorata tutta, però. A parte che non è un'isola gigantesca. Mi curo un attimo. Perché se gli uccellacci portano gli abitanti al fiorfaro, vuol dire che probabilmente dovremo affrontare qualcuno o qualcosa. Vediamo un po'. Oh, eccovi! Ce ne avete messo di tempo, eh? Siamo vicini al fiorfaro. È qui che gli uccelli portano le loro prede. Eccone un altro. Ah, guardate un po' chi c'è. Oh oh, bene bene. Mettetelo assieme agli altri. Mio Dio, hanno rapito tutti gli abitanti praticamente. Ne abbiamo presi così tanti. Sconnet ne sarà entusiasta. Siamo il trio più efficiente che ci sia. Omar, Voltaire, Ampier. Anche noti come sconnettieri. Siamo al servizio di Sconnet. Ogni suo desiderio è un ordine. Sconnettieri ci sta come nome, ci sta. Oh, grande Sconnet. È lui? Sconnettari. Come? Veramente non ci chiamiamo così. Sconnettatori. Grande Sconnet, non è difficile, se permettete sarebbe sconnettieri. Sconnettacci o quel che è. La prego, provi un'ultima volta, ripeta con me, sconnettieri. Bah, il vostro nome non ha importanza. Brutto è brutto comunque, eh. Ma come? Ci chiamiamo così in omaggio a lei, grande Sconnet. Un momento, io quelli li conosco. Li ho visti girare per il villaggio con aria furtiva. E noi li abbiamo visti al faro. Pronti a combattere? Voi due siete degli impiastri. Tutto ciò mi irrita enormemente. Hoink, chi sarebbe questo mantello ambulante? È a capo di tutta la combricola? Chiunque tu sia ti è andata male. Non ci facciamo certo intimidire. Sgrunt. Brutto è brutto, eh. Ti presento Ink, Mario e Luigi, i più forti dell'universo. Comunque se avete notato ha la sciarpa, Sconnet, un po' rosso, un po' verde. Puoi scommettere che ti daranno del filo da torcere. Oink! Intanto se n'è andato lui. Per sua sicurezza personale se n'è andato. Grande Sconnet, quali sono gli ordini? Ho alcuni impegni improrogabili. Lascio a voi questi scocciatori. In tal caso me ne occupo io, grande Sconnet. Ci pensi tu, Walter? Sarebbe Walter. E se ne va. Adesso lo chiameremo Walter. Allora, noi andiamo a fare il nostro dovere. Poverino, non riesce mai a parlare. Tanto qui ti sei offerto tu volontario, Walter. Non ti permettere di storpiare il mio nome, tu. Non l'ho fatto apposta. Oh, 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 oh. Ok. Quale tra i tre vi piace di più? A me piace molto quello verde. Sarà, ma torniamo alle faccende serie. Aprite bene le orecchie, branco di svitati. Vi trovate al cospetto di Volter, la mente del gruppo. Non sono che un umile servitore di Sconnet, il cui potere si espande in tutta Elettria.
suino rosa, mezzo baffetto rosso, mezzo baffetto verde. Il vostro tentativo di fermarci è patetico. Finiamola qui. Affrontiamo questo nemico, va? Fatti sotto, Volter. Attenzione. Uno. Ah, mi riattacca? Perfetto, fantastico. Allora, usiamo immediatamente il guscio rosso contro di lui. Così gli tiriamo fin da subito via un botto di punti salute. 4, 5. Turbine di fuoco! Preso, 155. Non male. Degli uccelli? Usiamo il martello, va. Ignoriamo gli uccelli e usiamo il martello. Dobbiamo cercare di ucciderlo il prima possibile. Allora, occhio qua. I sassi non rimbalzano. Il tronco. Ho fatto solo un micro errore. Di nuovo guscio rosso. Guardate quanta vita che gli abbiamo tirato via, perché ha due livelli più di me. Però io credo che dopo questa boss fight... Turbine di fuoco! Dicevo, dopo questa boss fight probabilmente saliremo al livello 13. Tocca a Luigi. Martello di nuovo. E gli tiriamo via 50 punti salute. Ottimo lavoro. Ah, prendi poca rincorsa, eh. A posto. Sì, ma Luigi, attaccalo però. No, troppo presto. Dovevo aspettare un attimino. E adesso? Oh, santi numi. Uno, due, tre. Bravo Luigi. Prevedibile. Turbine di fuoco, Super Mario Axel Blaze. Ti chiamerò così. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ultimo passaggio e c'è il tiro! Questo va dentro, questo va dentro! 115. Non male, ragazzi, non male. Dai che ce l'abbiamo quasi fatta. Boom, baby! Mi ha fatto la finta, guardava Mario e ha colpito Luigi. Da dove parti? Boom! 23. Fanno proprio le finte. Vabbè, diamogli il colpo di grazia, va. Tanto ha pochissimi punti salute e non riuscirà sicuramente a sopravvivere a questo attacco. Olè! Attacco finale! 132. Ce l'abbiamo fatta. Quindi lui l'abbiamo già eliminato qua? Ok, non si è distrutto. Abbiamo beccato la tuta robusta. Saliamo al prossimo livello, come immaginavo. Livello 13. Ci avviciniamo alla classe Boomerang. Miglioriamo naturalmente le statistiche sia di Mario sia di Luigi. Bello il fatto che crescano insieme di livello. Perfetto. Che fai? Sono degli ossi duri. Urge ritirata. Qui Rapax. Aia, ehi, fai piano. No, quindi probabilmente lo affronteremo di nuovo in futuro. Quei tizi sono un mistero, Ink. Con Sconnet non c'è da scherzare, però. Che cos'è? Oink? Gli è caduto qualcosa. Wow. Sembra proprio una spina sinergica, inserita in una presa sinergica. C'è andata di lusso, Ink.
Hai ottenuto delle spine sinergiche e delle prese sinergiche. Vediamo un po' cosa servono. Queste ci saranno utili. Giù le mani, sono mie. No, non te le restituiamo più. Ho fatto cadere le mie spine sinergiche, le prese. Non ci voleva proprio. Quelle spine sinergiche, quelle prese sono mie. Le ho trovate prima io. Il bottino è di chi lo trova per primo. Chiaro? Ridatemele! Dobbiamo affrontarlo di nuovo? Ma dai, ma l'avevamo appena affrontato, ma... Vabbè. Tempismo perfetto. Provate a usare le spine sinergiche appena raccolte. In futuro, Ink, basterà inserirle nelle prese sinergiche. Questa volta l'ho fatto io, così sono già pronte da usare. Ok. Questa spina si chiama contrattacco facilitato. Come dice il nome, semplifica i contrattacchi. Provate a contrattaccare senza entrare in difesa d'emergenza. È un gioco, Ink, da ragazzi. Vediamo un po'. Ah, perfetto. Vabbè, effettivamente. Che ve ne pare? Con un martello così grosso è quasi impossibile sbagliare mira. Ha chiamato in soccorso Ink dei Rapax. È il momento di provare la spina sinergica esplosione. Avranno ciò che si meritano. Ok. No, però aspettate. Ah, dobbiamo utilizzare il martello. Proviamo così. Ah, così colpiamo anche quelli davanti. Fantastico. Visto? Li avete colpiti tutti in un botto. Aio, forse è meglio se ora ce ne andiamo. Ah, ok, quindi è tornato praticamente per... Infatti non abbiamo guadagnato punti esperienza per farci provare questa nuova funzione. Pff, arrendetevi pure, affrontarmi due volte di fila sarebbe troppo. Non vi biasimo in fondo, nessuno è alla mia altezza. Sono la mente del gruppo, sapete? Quindi vedete di allenare cervello e quant'altro. Ci rivedremo molto presto e la prossima volta vorrei qualcosa di più stimolante. Le vostre tattiche erano un po' noiosette. E se ne va. Ehi, non afferrarmi senza permesso. Aspetta che ti chiamo io. Aio. Quel tizio sarebbe la mente del gruppo? Ah beh, sono messi bene. Ma comunque, cosa ve ne pare delle spine sinergiche? Avete capito, Ink, come funzionano? Assolutamente sì. Ah! Ora ricordo! Mi è tornato in mente a cosa servono. Avete presente i luminelli che conservo dentro di me? Si possono usare per creare delle spine sinergiche. Ah! Interessante. Metterò a buon uso l'energia dei luminelli. Non deve essere complicato. Proviamo un po'. Allora... Crea le spine e usa le spine. Ah, guardate. Con tot luminelli si creano praticamente determinate spine. Allora, direi... Ottieni un fantastico con un salto e una martellata per far cadere una palla di ferro sui nemici e causare più danni. Ok, no. Questo... Fatto... Ah, ce ne fa creare una sola. Vabbè, nessun problema. Avete capito come si creano le spine? Continuate a raccogliere luminelli e a creare una spina sinergica dietro l'altra. Per sbloccare le altre, praticamente bisogna crearne... altre. Oltre a quella che ci ha fatto creare adesso Presus. E ora impostate la spina sinergica che avete creato. Usa le spine. Attacco stordente. La mettiamo qui. Credo che durino tot turni, però. Non basta crearle, bisogna anche equipaggiarle. Seleziona, usa le spine e progredendo nel gioco sbloccherai più prese sinergiche. Ok, quindi ne posso poi tenere attive di più man mano che aumentano gli spazi. Ogni tanto vanno anche ricaricate, ma non vi preoccupate, ci penserò io. C'è un limite di volte in cui puoi usare l'effetto delle spine sinergiche. Quando gli utilizzi di una spina sinergica scendono a zero... comincerà a ricaricarsi e non potrai usarla per un po'. Le spine sinergiche fuori uso recuperano una carica ad ogni turno. Ok. Wow, che forza! Eccoli.
State davvero cercando di riportare le elettri alla normalità? Allora siete davvero dei maghi. Ancora con questa storia? State per desolare la nostra isola? Grande! Nelly non sembra contenta. Potrei fare di più. Noi Netti possiamo fare di più. Dobbiamo aiutare la gente. So che ne siamo capaci. Ok, beh dai. Sta riflettendo sulla loro funzione, su quello che possono fare. Ci sta. Allora, intanto, visto che adesso sono molto importanti, cerchiamo di recuperarne il più possibile. Vai Luigi, prendilo, 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 prendilo. Mio Dio. Mi scusi. Preso. Stava scappando. Allora, tira, tira Luigi. E vai, ci siamo. Ottimo lavoro ragazzi, ottimo lavoro. E si va. Pronti? Via! Ecco la Soul Kamari. E voilà. Un fascio di luce incredibile. Ed ecco il fior faro. Speriamo di aver sbloccato altri passaggi. Ma mi pare che ce ne sia almeno uno che era bloccato in questo episodio. Quindi magari poi vado a dargli un'occhiata off camera. Perché tanto ho visto che comunque non è che contengono chissà cosa, eh. L'albero maestro si illumina come sempre. Ecco fatto. E siamo tornati sull'isola, sul Kamari. Allora, volevo andare a vedere un attimo lo scoglio che c'è qua in zona. Perché ne ho visto uno. Intanto parliamo anche con la nostra amica Condina. Bentornati, avete trovato qualcuno che possa aiutarci con il problema delle mura del faro? Per il momento no. Cosa? Degli uccelli che rapiscono la gente? Ma com'è possibile? È colpa di quei cattivoni degli sconnettieri. Eccoli. Questa è l'isola Soul Kamari? Forte! Che albero enorme! Avranno già provato ad arrampicarsi di sopra? Che si mangia su quest'isola? Immaginavo che lui dicesse così. Ragazzi, non interrompetemi quando parlo. Oh, chi sono? Vostri amici? Non li conosciamo. Sono degli inetti dell'isola Desola. Non è inetti, è inetti! Dicevano qualcosa a proposito di certi sconnettieri. Sì, hai presente quei trasvitati che abbiamo visto al faro, Ink? Sono riapparsi e ci hanno attaccati, ma se ne sono occupati Mario e Luigi. Hai visto che bravi? Prima Sconnet e ora questi sconnettieri. Non posso fare a meno di preoccuparmi. Hanno mandato loro quegli uccellacci a rapire gli abitanti della nostra isola. Mario e Luigi! Un uccello enorme ha portato via qualcuno! Scommetto che c'è un'isola qui vicino. Oink, non hai tutti i torti. Chi si credono di essere quegli sconnettieri? Secondo voi portano i prigionieri sulla loro isola? Dobbiamo trovare il loro nascondiglio, Ink. Cos'è stato? Avete visto anche voi quella stella? Mi sembra che sia caduta laggiù. L'ho vista anch'io, verso la spiaggia. I misteri si infittiscono. Allora, calmi. Prima diamo un'occhiata allo scoglio. Poi andiamo sulla spiaggia. Perché se no qui non si riesce a fare nulla. Allora, dovrebbe essere qui vicino, da questa parte. Forse l'abbiamo appena passato. Vediamo un po'. Magari, eccolo. Che caspita è, un creeper? Blocco! Sembra un creeper però, se devo essere sincero. Andiamo alla spiaggia, eccoci arrivati. Sogno o son desto? È caduta una stella. Non è caduta, è arrivata volando. Ascoltatemi tutti. Ok, immaginavo fosse lei. Dora Stella. Mi chiamo Dora Stella, ma non sono una stella. È un po' come Presus che non è un maiale. Oh! Mario, Luigi! La conoscete per caso? Viene anche lei dal Regno dei Funghi? Non ha importanza adesso. Porto delle notizie e non sono buone.
Io e la principessa Peach è successa una cosa. Sull'isola Gira Gira rapiscono le persone. Davvero? Vediamo un po'. Piano, piano! Questa Peach è una principessa? E viene dal regno dei funghi come Mario e Luigi? Sì, esatto. Vi ho già detto di quegli strani uccelli? Ma allora stanno catturando anche gli abitanti delle altre isole? La principessa Peach è troppo furba per farsi rapire da uno stormo di uccelli. Tuttavia, preferirei tornare al più presto da lei. Non vorrei che le succedesse qualcosa. Per favore, Mario, Luigi! Dai, ti riportiamo da lei. Peach sembra molto importante per voi, da come ne parlate. Lo è. Sia per me, sia per Mario, che Luigi. Questa luce? Che succede? Fermi, 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 fermi. Un altro fascio di luce potentissimo, vediamo. Forse ci ha aperto una nuova corrente, vediamo. Sì, 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 anzi, più di una. Una o più correnti sono state ricollegate. Benissimo. L'albero! Eh? Cos'è stato? Credo che ci stia indicando la strada. Raggiungiamo l'isola Gira Gira. Presto, Ink! E gli uccelli? Non dovevamo cercare Sconnet e gli sconnettieri, scusate? Seguiamo gli uccelli e diamogli una bella lezione. Il ragazzino ha ragione. Verso quale isola si sono diretti quegli uccelli? Scommetto che sono su un isolotto qui vicino. Non mi danno l'idea di essere in grado di volare a lungo. Devono riposare spesso. Allora, per prima cosa cerchiamo l'isolotto. O facciamo una capatina sull'isola Gira Gira. Mettiamoci in marcia una volta finiti i preparativi. Oink, un'altra cosa. Abbiamo ottenuto delle spine sinergiche. Non sarebbe una cattiva idea tornare sulle isole collegate in cerca di luminelli. Assolutamente sì. Va bene, allora ragazzi, domanda. Secondo voi dobbiamo andare prima a cercare gli uccellacci, i Rapax o la principessa Peach? Fatemelo sapere nei commenti e noi ci rivediamo in un prossimo episodio di Mario e Luigi, Fraternauti, alla carica! Alla prossima!